Nella notte tra l'11 e il 12 marzo ci lascia Padre Lia, monaco poeta, al secolo Sergio Spezzano, un grandissimo amico di Poetando, della sottoscritta e una gran bella voce poetica. Lo abbiamo intervistato più volte abbiamo organizzato incontri poetici proprio in abbazia, anche in ricordo di Antonia Pozzi, che là decise di morire. Vogliamo ricordare, prima di iniziare la puntata di Poetando, il nostro amico Padre Lia con la sua voce e la sua immagine. Buona serata a tutti. Stavo pensando per esempio ad una pubblicazione dei dialoghi con Antonia Pozzi, che per me sono diciamo l'ultima trovata, nel senso che sono le ultime cose che ho scritto dedicate proprio ad Antonia, che ho conosciuto qui a Chiaravalle, insomma, no? Per cui sono le più recenti. E in più una esegesi poetica, chiamiamola così, una lectio poetica meglio, del Cantico dei Cantici, no? Ci sono alcune poesie che ho scritto come commento al Cantico dei Cantici, le ho fatte proprio durante l'ora di lectio, e che mi sembra anche importante far conoscere. Buonasera e bentornati ad una nuova puntata di Poetando. Oggi insieme a noi l'autore Wolfgango Testoni. Ciao Wolfgango, come stai? Ben arrivato. Ciao, benissimo, tu? Io bene, bene, grazie. È un piacere rivederti. Credo che siano passati almeno una decina di anni dall'ultima volta. Vedo che Sì. il tuo look rimane imperturbabile, immutabile, e questo mi dà una sorta di certezza, di sicurezza nel mondo. Complimenti, grazie per averci raggiunti qui a Poetando. Avevamo voglia di ascoltarti. E intanto ricordo a chi ci sta guardando in questo momento che Wolfgango Testoni ha frequentato l'Accademia di Belle Arti a Milano negli anni 90, alternando da allora disegno e scrittura. Ha pubblicato in passato L'amaro sale, Lieto Colle 2010, La prima ora, Stampa 2009 e poi successivamente nel 2013. Nel 2019 ha vinto il premio Fogazzaro con In un mutare o nel nulla, Stampa 2009 e poi successivamente 2018. La sua più recente pubblicazione è la silloge Un'allegria più mite all'interno del collettivo Einaudi. Nuovi poeti italiani 7 a cura di Maurizio Cucchi. La prima domanda che ti vorrei fare è com'è stato vincere il Fogazzaro, un premio che ricorda un grandissimo autore italiano della fine dell'Ottocento, che ha trascorso del tempo nell'area proprio che sta tra Como e la Svizzera italiana, ambientandovi anche alcuni dei suoi capolavori. Com'è stato? La risposta potrebbe essere brevissima, è stato splendido, però potrei dire qualcosa di più. Innanzitutto, ricevere un premio, a mio parere, non è mai un punto d'arrivo, è una tappa. La vita è fatta di alti e bassi, per cui ci voglio dire, ricevuto questo premio, la sensazione che mi ha dato è di aver comunque concluso un piccolo ciclo di ricerca. Quando si scrive, le poesie spesso sono sparse, dopodiché si cerca all'interno una coerenza, che non deve essere, vuol dire,
non è che le poesie devono essere tutte uguali, ma vuol dire una coerenza di ricerca tematica, per cui la sensazione anche di questo, di questa vincita è stata quella di dire ok, adesso alla fine un periodo è chiuso e se ne apre un altro. Per cui il riconoscimento è stato per me più che altro, sì, pratico certamente, ma anche interiore. Nel senso, la domanda è, e poi che si fa? Esatto, Dopo. esatto. Però prima di arrivare al poi che si è fatto, vorrei che tu ci leggessi un paio di poesie da quel testo, da quella Allora, pubblicazione. in un mutare del nulla, Stampa 2009, che è una piccola casa editrice, ma piccola non perché è insignificante, una delle migliori che c'è oggi sul panorama italiano, diretta da Marco Borroni e curata da Maurizio Cucchi. In un mutare nel nulla, il titolo è tratto da un verso di Wallace Stevens. Va bene. La prima poesia Il libro si apre con una poesia dal titolo 1850 e questo è nato da una vecchia fotografia di quegli anni. Poteva essere pietra, in qualche modo, ovunque, sempre pietra, la donna fissa, nel gesto sradicato da ogni appartenenza. Anche la specchiera alle sue spalle rifletteva una metà non detta, sfocata, nell'intreccio inghirlandato dei capelli sopra lo schienale Biedermeier, due attenti cerchi neri sulle palpebre abbassate, e forse un giorno la signora aveva visto Brahms. Ne devo Grazie. leggere un altro, grazie Sì, a te, una molto, molto seconda. volentieri. Ti ascoltiamo, Grazie. entriamo nel mood, nel tuo mood. Va bene. Un'altra sezione di questo libro è dedicata ai temporali. È una poesia brevissima, proprio, sono proprio due, tre versi. Quando piove è tutto più lontano ed io mi metto più vicino a tutto quando piove. Grazie, grazie davvero Grazie. Wolfgango. Grazie. Forse lo sai, qualche settimana fa è stata la nostra ospite Annalisa Manstretta, che insieme a te è presente nel coletaneo appunto 2023 di Einaudi, Nuovi Poeti Italiani 6. Io ho Ricordiamo visto gli altri nomi. sì, gli altri nomi sono Silvia Caratti, Massimo Dagnino, Mario Fresa, appunto Annalisa Mastretta e io. Posso dire due cose? Sì. Assolutamente. Allora, questo Nuovi Poeti Italiani, secondo me, è giocato in maniera molto creativa e intelligente, nel senso che all'interno non si trovano singole poesie degli autori, ma Maurizio Cucchi, che è il curatore, ha voluto che ci fosse un'intera silloge per ogni autore. Ne consegue che il lettore si può fare un'idea più completa anche della diversità o delle similitudini che ci possono essere tra i vari autori, per cui non la singola poesia. Praticamente sarebbero come cinque libri, cinque in uno. E questo è interessante. E poi viaggio un po' in tutta Italia, dal Piemonte, Dagnino Genova, Fresa dalla Campania, Mastretta Lombardia, per cui viaggia, prende un po' tutta la penisola. Sì, è un'interessante scelta. Che abbiamo infatti già condiviso con Annalisa Manstretta, che ci ha fatto ascoltare parti della sua silloge lì contenuta, e ci piacerebbe che tu facessi lo stesso con noi. Hai scelto qualche poesia che ci Sì, vuoi proporre? ne ho scelte tre, va bene. Sì, Allora, perfetto. il libro è strutturato in varie sezioni. La cosa importante, dunque, ci sono alcune. È suddiviso così: dei testi poetici e dei testi in prosa. La prosa, che spesso sta alla fine di alcuni testi, ha la funzione di coro. Come quando noi camminiamo in campagna e sentiamo il ronzio degli insetti, è vedere anche un po' dall'altra parte, un coro. Poi, sicuramente è triste dire come tutto sia più difficile adesso. Dopo anni di perplessità, si arriva a questo giorno instabile, un po' distratto, si arriva al dunque, senza voce.
e rivedo il tuo spavento per il rumore da qualche parte lì caduto sulla ghiaia alle tue spalle, ma ero io che ti portavo un po' di torta avvolta nel tovagliolo verde. Vorrei fermarti e dirti, tutta questa vita è stata l'impressione di un momento, il richiamo inascoltato di ciò che siamo e potremmo ancora essere. La tiepida, la scottante, a volte la più fresca somiglianza con l'ambiente, ti rende più pacifica, la pianta più longeva, ma se ti guardo vedo a malapena ciò che eri. E non sempre sai ripetere il mio nome. Una Grazie. seconda, Sì. grazie. Ecco, la seconda è tratta sempre da una vecchia fotografia, quelle fotografie che si usava a fare nell'Ottocento ai morti. Praticamente dipingevano sulle palpebre i volti, oppure aprivano gli occhi, sembravano vivi, non capivi chi era il morto e chi era il vivo. Spesso era l'unico ricordo che avevano. La parte finale, la penultima, è in prosa. È il solito fondale tra fiaba e nebbia, o forse è un problema di stampa, di tempo, di albumina, nitrato o cloruro. Una mano disgraziata ed amorevole gli colorò i pomelli. Dunque, è il ritratto di due frutti sulla faccia più invernale che ci sia. Una data, uno stemma, un proverbio, un verso di Ovidio. Le tombe più antiche sono a ridosso del muro, dove il sole scalda i marmi e l'edera è così secca che a toccarla scricchiola. Decine di facce sbiadiscono negli ovali grigi incastonati nelle lapidi. Un baffo, il mezzogiro di una cuffia bianca, l'ombra di un occhio, un numero scalfitto che accenna al secolo XIX. Tante foto e nessun osso. La parte nuova, invece, ha la stessa architettura di una scuola. E il cattivo gusto dei lumini elettrici, persino le candele elettriche sembrano dormire nel tremolio più timido dell'ultima scusa, non siamo vere. L'ultima si può, mi dicevi? Grazie, assolutamente devi, ci fa piacere. L'ultima è tratta da un quadro, perché spesso la pittura mi aiuta molto, le immagini, infatti. Ho anche attività di pittura e di disegno, guardando un quadro di Isaac Levitan, pittore russo arrivato ai primi del Novecento in Italia. Era, a quanto pare, povero e fu lo zar a pagare gli studi e non buttò via i soldi, insomma. Nonostante tutto intorno non ci sia nessuna traccia di paesaggio, ma abili manovre di pennello e una mano ferma, abbiamo ancora tempo per vedere le betulle dissacrate tra il chiarore e l'acqua che precipita sopra i cumuli di legna preparata per l'inverno. Grazie, grazie davvero per queste tue immagini che ci ritornano e che ci fanno stare ancora un po' nel tuo mondo. Per proseguire la conoscenza di te, so che in marzo, mese che vede la primavera sbocciare, ma anche la giornata mondiale della poesia farsi viva e presente, presenterai appunto questo tuo ultimo libro. Insieme ad Annalisa Manstretta, ci vuoi ricordare dove e in quale data? Ora, 18 marzo, Casa della Cultura di Milano alle 9, con Maurizio Cucchi e Marco Pelliccioli presentano, e il 23 marzo alle 6 alla Libreria Trittico a Milano, zona Sant'Ambrogio. Perfetto, perfetto. Allora sappiamo dove venirti a scovare. Per ascoltare ancora un po' di questa tua allegria più mite, e noi ti ringraziamo per essere stato insieme a noi a Poetando in questa bellissima puntata. Grazie, quindi Wolfgang Grazie. Testoni per essere stato con noi. Grazie a te, alla redazione e agli ascoltatori. Grazie, grazie. Noi ci vediamo sempre su Rete 55 il giovedì sera alle 19:45, quando la poesia va in TV. Grazie, ciao, buona serata.